Ciao a tutti, come promesso siamo in diretta anche per questa settima giornata e siccome abbiamo visto che come due giorni fa il primo ospite, il campione Giovanni Bisi, aveva riscosso molto successo e ci aveva regalato tante nuove presenze in diretta, allora avevamo già dichiarato che volevamo battere questo record e abbiamo chiamato con noi il grandissimo Massimiliano Mondello, il numero il record man, quindi solo io posso superare il record. Ecco, grandissimo, grandissimo. Siamo in due comunque, siamo in due. Sì, abbiamo già visto. Anche il Cobra con te, come sempre, sempre con te. Come sempre. Eccoci qua, quindi allora, prima di salutare tutti quelli che comunque sono presenti, che ci stanno tantissimi, già salutando. Ciao a tutti! Voglio prima che Massimiliano, se voglio che fai subito una prima domanda. Hai una persona che vuoi salutare subito per primo? Mario Gabba, il mio amico papà Mario Gabba. C'è il grande Mario. Il grande Mario. Come un padre. C'è Lele Lorenzetti, Elio, Manuel Moncada, Giancarlo Bini, Marco Galle. Super Lele. Giorgio Quartuccio, Eugenio Bertagna, Michi, Filippo Marchese, Giancarlo Dizia, Giuseppe Ingressi. Io purtroppo, ragazzi, non vedo i nomi, quindi non so chi c'è collegato. Lo diciamo noi. Fatemelo diciamo voi, bravo. Diciamo noi, Eugenio Bertagna. Mario Federico, Gianmauro Gallina. Mario Federico che ha fatto una canzone proprio per te. Mondi e Paola, go. Esatto, una canzone molto molto. Mondi e Paola, sì, a me è Paola Bevilacqua. Ti saluta un tuo grande sostenitore, Massimiliano, Francesco Manneschi. Mitico, numero uno. Lui sì che dovrebbe stare in mezzo alla nazionale. Ci ricorda verrà anche lui. L'abbiamo sentito. Grande Manne. Faremo una puntata anche con il Manne. Possiamo dirlo in anticipo. Martedì prossimo. Bene. Se riusciamo martedì, sì, perché adesso avremo una 3-4 giorni, forse sempre con l'ospite. Salteremo un giorno per riposare, perché altrimenti io sto in smart working, non è che non sto lavorando dall'ufficio, perciò non è che posso tutti il giorno rispondere. Anche noi siamo smart working, noi stiamo lavorando. Però io, te non c'hai il gruppo di cavallo da rispondere tutti i giorni, i top player cavallo, e tutti i giorni c'ho 800 messaggi da rispondere. Quindi. No, io ce n'ho 3-4 ragazzi, Pinto, questi qua, Jordi, Bobo Cica, questi qua, c'ho 3-4 ragazzi che stiamo facendo anche noi il progetto Smart quindi Working. Anche tu, Massimiliano, parlando di Smart Working, quindi hai anche tu un po' di lavoro in Smart Working o stai continuando o hai finito? No, noi praticamente ci hanno sospeso momentaneamente lo stipendio, quindi stiamo lavorando da casa con Smart Working, con i ragazzi, e mi sarei aspettato umanamente che magari non fosse tolto tutto lo stipendio, perché ci sono ragazzi, i miei colleghi che hanno famiglie, quindi togliere tutto lo stipendio così dall'improvviso, pagare mutui, casa, affitto, acqua, gas... Non so come, a me questo mese mi aiuta mamma, il prossimo mese chiedo a mio fratello, quindi pensavo che umanamente parlando magari non togliere tutto lo stipendio, ma venirci un po' incontro, dato che stiamo lavorando anche da casa. Sicuramente voi state proseguendo il contatto con i vostri allievi e sicuramente... Sì. Tutti i giorni. Secondo me il Consiglio federale a fine mese sistemerà un po' le cose. Sì, vedrai che adesso... Speriamo. Io penso che sia un qualcosa di dovuto anche che un'evenienza così eccezionale che ha dovuto magari amministrativamente... Ragazzi, scusate, parliamo di cose serie. La mia ragazza mi ha portato soppressata, formaggio calabrese... no, era in due, non l'hai portato, amore. Non c'è, va bene, dai. La birrettina me l'hai persa, grazie amore. Siamo davvero a casa Mondi. Siamo a casa Mondi. Giustamente, è l'ora dell'aperitivo. Un bicchierino di birra, giusto per
Perfetto. Ambrata, quella lì è Andare birra avanti. ambrata, non è una È birra birra per scuola, l'ho normale. comprata a festa. L'ho comprata sul No, mercato, 1,19 euro. non fare C'è pubblicità, non fare crisi. pubblicità. C'è Sì, non ti crisi. allargare, non ti allargare, bravo, bravo. Salutiamo Dodò Carnovale, salutiamo Manuel, già l'avevamo detto, Tania, Daniele Sabatino c'è anche, il tuo Grazie fratellino. Daniele. Sì, Tania, c'è anche Toma Mitranescu dall'Inghilterra. Totò Caruso ha detto che si collegava anche Totuzzo! Bruno. Totuzzo! Non lo vedo ancora in linea, ma sicuramente Va si collegherà bene. con noi. Allora, io adesso ti faccio un quiz, Massimo, Massimiliano. Ti leggo un elenco di numeri e te Vai. vediamo se riesci a capire di cosa si tratta. Vai. 10, 8, 4. Fermati, professore, uno alla volta. 10, 8, 4. Vabbè, 10. 10 penso che siano i miei titoli di singolo. Bravo, bravo, bravo. L'ultimo titolo quando è stato, Massimiliano? Jesolo, non mi dire l'anno, Jesolo. 2006, 2006. 2006, 2006. 8 penso, vabbè, dato che parli di titoli, quindi 8 di doppi. 8 titoli di doppio. 6 con Andreoli e 2 con mio fratello Marcello. 4 Bene. sono i doppi misti, o 4 o 5, non mi ricordo bene. Adesso per 4, però mi devi dire tutte le compagne. Uno, due con Negrisoli, Merenda e Nicoletta. O no? Sono 3. 2 con chi? Due con la Merenda. Una con Nicoletta e una con Laura, se non mi ricordo. E Boh. uno con Laura. Ok. Troppi. E poi Giusto? dopo e l'ultimo numero sono 11. 11. Vabbè, 11 penso che siano gli scudetti, la squadra. Ah, va bene. Ah, Mi risposta ricordo, abbastanza bene, bravissimo. abbastanza bene. Cosa Bravo, bravo. ho Sei vinto? campione, sei campione, puoi tornare anche nella prossima puntata. Va bene. Comunque, allora, Massimiliano, allora, si è parlato tanto nei giorni scorsi e anche con Giovanni, il primo ospite che abbiamo avuto. Della longevità anche del periodo di lungo fra cui sono intercorsi i tuoi scudetti, ci sono stati ben 13 anni dal primo titolo all'ultimo titolo, e poi era opinione di molti che sono intervenuti e anche di noi che stavamo parlando che avrebbero potuto essere anche due o tre in più, solo che diciamo che Sì. non è non, diciamo che la vita da atleta puro ti è sfuggito un attimo di mano verso la fine e quindi hai preferito dare spazio ai tuoi amici più giovani Guarda, negli ti ultimi anni. posso dire che io mi volevo fermare a 9 addirittura, il primo anno di Jesolo, perché Jesolo è stato 2 anni, mi volevo fermare a 9. Invece Patrizio Denisso mi ha detto, dai, arriva a 10, è bello, arrivi alla stella. Il E record. quindi è il record, giusto? No, il record già l'avevo superato 9, perché Costantini ce n'ha 8. Però Patrizio mi ha insistito, dai, arriva a 10, cerca di arrivare a 10, quindi ho fatto l'ultimo anno a 10. Però ti Con chi posso hai dire che negli vinto? ultimi anni... Con chi hai vinto la finale di Jesolo nel 2006? Ho vinto la prima con una con Spinnicchia e la seconda con Bobo. Mi pare con Bob, sì, io c'ero, l'ho vista quella partita. Mi sembra con Bob, non sono certissimo, ma mi sembra con Sì, Bob. con Bobo, una con Spinnicchia e una con Bobo. E quindi Vabbè, stavo insomma. dicendo, negli ultimi anni, cioè, dico la verità, fermo, io ero stato molto presto, a 11 anni, ad andare in Cina, ogni anno a 11 anni andavo in Cina. Quindi sono arrivato a un punto che ero proprio, ho detto basta, proprio non ce la facevo più a giocare. Quindi poi ho iniziato anche a uscire un po' di più, perché prima non lo facevo, e quindi ovviamente la Sei un po' carriera mi rilassato, sono rilassato, bravo sei Bruno. stato a Fiuggi da quando avevi 11 anni, quindi a 11 A anni. 11 anni sono andato a vivere a Fiuggi, sì. Quindi fino a 31, io mi sembra che avevo 31 anni quando ho vinto Jesolo, 31-32. Sì. Quindi ho fatto 20 anni al top, dopodiché ho detto, cioè, basta, basta, basta. Allora, Sì, attenzione, è iniziata una nuova carriera da allenatore, una nuova praticamente. carriera di allenatore, mi sono anche aperto con mio amico Claudio Loretti, mi sono aperto l'Accademia Mondello, però poi la nazionale mi ha chiamato, mi ha detto che servivo a Formia di qua di là,
e quindi ho lasciato un po'. Ho lasciato l'Accademia di Valmontoni per lavorare in nazionale, al centro federale. Anche se a me Benissimo. piacerebbe fare qualcosa in più di quello che faccio Bene. adesso, occuparmi un po' di più, dai, diciamo così. Adesso arriverà il momento di riprendere l'attività e soprattutto riprendere gli allenamenti prima delle gare, perché bisognerà riorganizzarsi e quindi ci Quello sarà sicuro. probabilmente più bisogno, dai. No, Comunque. quello Allora. sì, sicuro, anche perché adesso con le dimissioni di Patrizio, quindi bisogna un attimino organizzarci. Qualcosa andrebbe, no? Io ancora non so le motivazioni, questo bisogna chiedere a lui, però diciamo che con questa situazione, smart working di qua e di là, lui Sì. non è stato preso molto in considerazione, anzi, proprio non è stato proprio chiamato. Quindi, però, le motivazioni vere e proprie le sa lui. Beh, Non probabilmente entriamo, non entriamo in noi questo. abbiamo provato ad immaginare che, visto che comunque con le Olimpiadi sarebbe comunque ultima, si sarebbe ultimato il contratto, e visto che comunque le Olimpiadi erano state spostate, e questo stato di ferma probabilmente avrà deciso per questo motivo qui, comunque per quei 4-5 mesi che mancavano. Però ancora Comunque, dai. noi e anche a lui non ci hanno detto niente, se il contratto veniva prolungato o terminava. Con le Olimpiadi spostate di un anno era Certo. possibile Magari il bravo. rinnovo del contratto fino a luglio del Anche perché 2021. ragazzi, anche perché stiamo lavorando con Bobo Cico, Storio, Mutti, quindi il lavoro, capito? Cioè, andare a lavorare con un altro. Non è finito, Adesso non è facile. per provare ad Avevamo andare fatto un lì. progetto, stavamo facendo un progetto, adesso questo progetto si è un attimino spezzato, quindi bisogna un attimino Beh, ricompattarlo. guarda, dai, Massimiliano, comunque io e Bruno già da un po' di giorni stiamo facendo queste dirette proprio perché abbiamo pensato di colmare un po' di vuoto che abbiamo ritenuto esserci, e poi dopo c'è la notizia che il 28 aprile, quindi fra 12 giorni, ci sarà questo Consiglio federale che sicuramente, vista la difficoltà della situazione, sicuramente colmerà il gap che magari qualche altra federazione che si è mossa un po' prima, qualche passo l'ha fatto, però sicuramente Guarda, anche noi, Vermo, dai. ti posso dire una cosa? Io penso che dobbiamo prendere esempio dalle altre nazioni, soprattutto quelle più forti. Ti faccio esempio: Cina, Svezia, Germania, Russia, Francia, Corea, Giappone. Se voi andate a vedere dal settore giovanile in su, sono tutte persone, tutti giocatori che hanno giocato ad un certo livello. Quindi io penso che noi dobbiamo fare la stessa cosa che fanno, cioè non penso che le altre nazioni sono stupide. Anche perché vincono, quindi chi vince non ha mai torto. Quindi perché noi non prendiamo, ripeto, dal giovanile in su, anche perché ce l'abbiamo le persone, senza togliere niente a questi che ci sono, per carità. Però se andate a vedere tutte le nazioni, ripeto, da Cina, Giappone, Corea, Svezia, Germania, tutto quanto, ci sono tutti ex giocatori di un certo livello. Da Roscoff a Yu Seming, che è presidente della Corea, a Gatien, a Shila, a Eloi, quindi. Tutto qua, non Vabbè, voglio fare polemica. quindi Massimiliano, io e Bruno, che non siamo stati nessun tipo di giocatori importanti, Non continuiamo a fare possiamo le diventare tecnici, ma non nostre siamo. Noi dirette. abbiamo la Non penso. bambina, ci divertiamo Per con i bambini. allenare la nazionale deve avere proprio una carriera dietro. Giusto, giusto. È nazionale, si chiama nazionale apposta, se no siamo tutti allenatori qua. Intanto Questo è fuori ti discorso. manda i saluti Mario Incocciati da Fiuggi. Grande, lui è il fratello di Beppe Incrociati che giocava con Esatto. Maradona nel Napoli. Grande Mario! È nato lo Ti stesso ricordi quando anno. rubavamo la Ferrari a tuo fratello? Rubavamo la Ferrari a suo fratello nel garage, l'accendevamo a Fiuggi per sentire il motore. Che pensa Beppe Incocciati, che poi è andato anche al Milan, è Sì? nato lo stesso giorno, mese e anno mio, quindi 16 Dai! novembre 1963. Sì, E io andavo a scuola con fratello, con Mario. esatto. E sempre dalla Ciociaria ti fa una domanda Fernando Palombo di Ferentino. Ti chiede degli 11 scudetti che hai vinto, qual è quello che ricordi con meglio, diciamo, con un bel ricordo? Anche se sono tutte bellissime vittorie, Bravo, ovviamente. sono tutti belli, però mi ricordo quando facevamo al Paterna Ferentino le finali a Terni, il mio primo scudetto a Terni.
alla bella, sia tifosi, con i c'erano tifosi, tre con i piume, tamburi. tamburi, bellissimo. Quello è stato forse più bello. Non esisteva il silenzio dopo il No, servizio. no, anche perché i nostri tifosi erano i tifosi della Nocerina Calcio, quindi non sono abituati a stare zitti. Quindi mentre giocavamo facevamo un casino. Comunque in quegli anni al Paterna Ferentino penso che non arriveranno mai più, purtroppo. Bellissimi, Abbiamo bellissimi. giocato, ti ricordi, vero? Nel 93-94 anche la società di Forlì ha Sì, mi giocato ricordo, contro la Paterna. Abbiamo giocato prima a certo. Forlì e riuscimmo a strappare un pareggio con un partitone della seconda squadra, Wang Zhenguan, Giardi Gabriele, che proprio ieri compiva gli anni, Giardi Gabriele. Ah. Strappammo il pareggio con 5 punti in seconda coppia e il Noi c'eravamo grande sul Ling, mi francese sembra. Sunling, tu in prima coppia, tuo fratello e Morganti in seconda. Sì, come no. Il grande Manne vinceva 1-0, 17-13 con te e anche alla bella l'ha sfiorata, 21-18, un puntaccio abbiamo sfiorato. Poi dopo però io sono più rammaricato di un'altra cosa, non della Ragazzi, ci sconfitta. Ci siamo? siamo? Si Sì, era ci bloccato un siamo. attimo. No, no. Stavi dicendo? Stavo dicendo che poi non è che mi sono rammaricato di più della sconfitta netta al ritorno per 6-1 a casa vostra, ma mi sono rammaricato di più in un'altra occasione, quando, e adesso qui c'è anche il Bongia che salutiamo in diretta, Grande Bongia! il grande rammarico che ho avuto io è stato quello di essere stato 4 anni, per 4 anni, che dovevo rimanere solo uno, poi sono rimasto 4 anni a San Giustino e sono dovuto Amico. andare via proprio l'anno in cui mi arriva una telefonata e mi dice: Vermo, ma come? Arrivo io a San Giustino e tu te ne vai? E È mi sono dato un vero, morso, e mi sono dato un morso che ho ancora la cicatrice nel labbro. è vero. Perché, fra l'altro, abbiamo sfiorato per un anno e mezzo, per un anno abbiamo sfiorato proprio una situazione paradossale. Perché il grande Aliberti, Guido, era stato fino a 2 anni prima a San Giustino. Dall'anno prima era arrivato Andrea Bongini. Pensa a te, una squadra con un pazzo come me e tre matti come loro, che cosa sarebbe stata? Vabbè, Pensa a ci te, divertivamo sicuro, eh? Ci eh? Quello divertivamo. sì, anche perché. Roma e Adi Gorodeschi però ci ricordano che la Romania invece non ha grandissimi ex giocatori ai vertici delle nazionali e anche della federazione, però di risultati ne fanno molti. Sì, però voglio ricordare ad Adi che tutti i ragazzi rumeni vivono tutti in Germania, quasi tutti. Però l'attività giovanile della Romania è sicuramente d'eccellenza, No, iniziando aspetta, però a livello giovanile c'è il papà di ogni Filimon, eh? nazione ha il suo sistema. Diciamo che Guardate che sicuramente essere stato un bravo giocatore aiuta molto, anche vabbè, perché certo, vabbè, certo. il carisma con gli atleti, con i ragazzi, è il carisma giusto. Insomma, tu sei, penso che Guarda, per quando sei quello. sul 9 pari al quinto, è lì che io mi ricordo Carlo Rossi quando era piccolino che ha vinto in terza categoria a Terni. Sono 9 pari al settimo contro Laurenti, mi guarda e mi fa: che faccio? Lungolinea, veloce. Mi guarda e fa: che sei matto? Ho detto: fai lungolinea. E lui ha fatto 2 punti in lungolinea, ha vinto terza categoria. Lì uno deve avere, scusate il termine, le palle per dire: fai questa cosa qua. E lui l'ha fatta e l'ha vinto. Ha vinto 11-9 al settimo. Grande Carletto. Senti, ti è Grandissimo. mancata un pochettino l'esperienza all'estero? Non ho capito, scusami. Ti è mancata un po' l'esperienza all'estero, cioè di andare in un altro paese a giocare quando eri al Io top? purtroppo ho fatto l'errore più grande, credo, della mia carriera quando la società di Grenzau, che c'era Mira Stenzel, c'era Grubba, non so se vabbè, ve lo ricordate Grubba, Andrei Grubba, mi chiese di andare a vivere là e giocare là in Germania e io dissi no. Quello è stato forse Perché? più grande, perché in Italia stavo bene, guadagnavo bene, mi allenavo bene. Però per fare quel salto in più, secondo me, dovevo andare. Patrizio me lo diceva sempre: vai, vai, Monte, vai. Però ero bloccato. Massimiliano, se non mi sbaglio, forse anche una proposta dalla squadra di Jörgen Persson dopo la medaglia
del 2000 No, nei mondiali? no, quella era una situazione diversa. Ti ricordi quando in Giappone si facevano i tornei a punteggio? Sì. Persson mi chiese siccome se lui non poteva giocare, praticamente mandava qualcun altro e lui prendeva gli stessi punti. E lui mi chiese a me di andare a giocare al suo posto, però poi io mi sono fortunato alla spalla e non sono potuto andare. Tutti Beh, sì, quanti ogni sicuramente. tanto rimettiamo su Facebook la tua partita con Persson, quella alcuni Anche io me la vedo ogni tanto, veramente. faccio cazzo, ma quello sono io. E E anche io, ovviamente ogni 2 o 3 mesi c'è qualche appassionato che rimette quella partita, quei punti sì. spettacolari. Qualcuno oggi in chat ti chiedeva quella corsa verso, non l'hai fermata apposta, hai un po' gigioneggiato, sei arrivato proprio di slancio per forza di inerzia fino alle tronzette. Tutta potenza. La potenza non gli è mai mancata. Ma vabbè, Ascolta, diciamo che ricordami quindi. avevo un po' tutto, perché tutti dicevano che io giocavo benissimo di rovescio ma male di dritto, una cavolata. Io giocavo benissimo di rovescio e bene di dritto. Eh beh, oh, altrimenti A certo quei di livelli, se giocarti in guardate una la partita partita. contro Persson, io facevo rovescio e mi giravo, quindi non è che Bravo. giocavo solo di rovescio. Sì, qualcuno Aspetta. diceva che infatti negli spostamenti non eri il massimo, ma invece nelle partite quando stavi in forma, secondo me eri uno No, dei no, primi quando lì 10 eravamo giocatori stati del mondo. quasi 30, sì, vabbè, secondo me anche. Siamo stati anche 30 giorni a Shanghai prima del mondiale, quindi là ero al top, là volavo. Senti, se non ci ricordiamo male, sei arrivato intorno al 72-73 del mondo? Il numero più bello, 69. Ecco, vedi, allora mi 69, ricordavo giusto io. Allora mi ricordavo giusto perché ci siamo giusto, sentiti sì. stamattina, Bruno, parlavamo di questo. Però diciamo che gli exploit che tu hai avuto e forse anche un sistema di classifiche diverso rispetto di tornei, anche rispetto ad adesso. Ma sì. Probabilmente qualcosa in più si poteva sperare, perché io mi ricordo partite, io mi ricordo dei bei rovesci contro Blažić, il polacco, mi ricordo Io a Milano gli ho dei fatto 2-0, 21-11, 21-6 a Blažić. questo io me lo ricordo, Blažić A allora Pier era uno Emanuele. che era conosciuto, si parlava il grande Ma rovescio di secondo me, Blažić. Vermo, sai perché secondo me, allora uno, vabbè anch'io la mia costanza, però oggi i ragazzi, Bobo Cica, Storio, Mamutti, Re, questi qua, loro fanno dai 10 ai 15 Pro Tour l'anno. Noi ne facevamo due, massimo, massimo, massimo tre. E poi per una nota vicenda ti sei anche fermato per un bel po'. Sì, quella è un'altra storia, però cioè, loro fanno anche 10, 15 Pro Tour l'anno, noi ne facevamo tre, quindi di conseguenza se uno o due andava male, cioè quelli erano. Quando ne fai Vero, vero, 15, se ne fai vero, 15 tornei, anche se ne vanno male 5, 6, 7, però cioè, vero. È una la bella cosa, differenza è insomma. là. Con la classifica adesso è diversa, da una volta era più complicata, cioè adesso è diversa, è diversa. Senti, facci qualche nome di qualche ragazzino, diciamo, che vedi bene, vedi che si sta allenando bene, che a Formia ci mette l'impegno, oppure che lo vedi durante i tornei, Vabbè, senza io sono sempre il mio cuore, sapete che va sempre su Carlo Rossi e Johnny, voglio Carletto, sì, bene, perché certo. l'ho cresciuti 4 anni a Cagliari, quindi con loro. Però ci sono le ragazze, adesso stanno giocando bene, anche da Parlaci di Daniele Pin. Carlo. Carlo che si allena in Germania ormai, questo è il terzo anno, mi sembra. Sì, questo è il terzo anno, però diciamo che secondo me non ha avuto tutto questo exploit che doveva avere. Non lo Sì, so la infatti no, motivazione infatti per. però è ancora molto giovane, no? Quindi c'ha No, 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 possibilità. certo, ancora Carlo c'ha margine. Carlo, ragazzi, Carlo è un Infatti, talento, parliamoci chiaro. volevo fare proprio questa domanda qui. Ho visto che alla fine della stagione scorsa l'ho visto un attimino più nervoso, più come se aspettasse ancora che arrivasse questo momento qui. Me lo ricordo questo periodo, secondo me sai anche perché lui pensava magari mi alleno in Germania, vengo in Italia e vinco facile. No. Non è Capito? facile. Tu alleni in Germania, io mi ricordo il mio grande allenatore Milan Stenzel, mi diceva tu dal primo punto del girone devi giocare come se fosse la finale. E lui magari adesso, capito, in quel periodo pensava di giocare in Germania, andarsi in Germania con tutti i campioni, andare in Italia e incontrare magari Di Fiore o Luigi Rocca, infatti ha perso con Luigi Rocca se mi sembra strano agli italiani, e vincere facile. No, lì doveva essere un attimino un po' più con la testa
tranquillo e martellare. Invece pensava magari di... Senti. Penso, secondo me è questo. Beh, però voglio dire, io noto degli sprazzi di gioco molto interessanti e degli standing di gioco elevati, però manca ancora quel qualcosina che probabilmente verrà con l'esperienza degli anni, perché tanto Certo, gli manca la continuità ancora, certo. un'altra cosa, ti ricordo che quando ci vedevamo in giro ad europei e mondiali, perché io collaboravo per la rivista della federazione, ero spesso con voi anche alle feste finali, magari ci siamo divertiti tanto. Però una cosa che mi dicevano anche gli allenatori che ho conosciuto, perché quando io mi sono sposato in Germania, quindi vivevo vicino a Düsseldorf, mia moglie di vicino a Düsseldorf, andavo spesso da Mario Amizic quando il Borussia Düsseldorf aveva quella sfilza di Coppa dei Campioni da vinte con Roscoe, Festner, questi che Mi conosco bene ricordo, ho anche. perso due finali con loro, io, Coppa Campioni. E quindi, però, io mi ricordo che proprio parlando con questi allenatori, già da allora, ma tuttora, si lavora ancora anche tecnicamente oltre una certa età, non solo nel giovanile, ma anche ai 23, 24, 25 anni. E No, quello per... quindi il tempo c'è ancora, e quindi per quale motivo dar già per scontato, per finita un'esperienza che sicuramente non è così e che probabilmente con la crescita, anche con la maturità della persona, il risultato arriverà sicuramente, perché è una Ma scelta infatti fatta nessuno sta che. parlando che Carlo è finito, No, no, nessuno ha no, 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 detto, no, ma non era in special anzi, modo per Carlo, secondo anzi. me Carlo adesso, magari il prossimo anno, cioè deve fare quel salto, perché, anche perché ragazzi Certo, i certo. colpi ce l'ha, la manina ce l'ha, il fisico ancora deve svilupparlo, quindi Carlo ancora ha dei margini a voglia, e poi giusto come dici tu, E qualche tecnicamente ancora... piccoletto no. Invece Ojebode, al contrario, c'ha un gran fisico. Johnny è una bestia, Johnny a livello di fisico sì. Ha anche Magari una c'è bella mano, Tony ha anche una no, c'è bella anche mano. una bella mano, non c'è la mano di Carlo, però ragazzi, io non c'avevo la mano di Piacentini, però ho fatto Valentino, secondo me, è il più grande talento che ci possa essere stato in Ecco, Italia. infatti, guarda, ci sarei voluto arrivare, però Era volevo una prima. domanda che ti volevamo fare. Esatto, Allora bene. vi mangio un pezzo di soppressata. Ascolta, io sono fatto così, dico le cose chiaramente, soprattutto con gli amici ancora più volentieri. Eh, ce lo Figurati io. siamo già, ce lo siamo già detti tante volte. Io sostengo, penso che ha sprecato molto. Ma secondo me Valentino avrebbe potuto essere, soprattutto all'estero, il giocatore italiano che tecnicamente avrebbe potuto dare di più. Magari non ha vinto i titoli italiani, non ha vinto tutto quello che hai vinto tu, che può aver vinto Massimo Costantini, che ha vinto tanto, però tecnicamente e talentuosamente era il giocatore che forse avrebbe potuto sfondare di più a livello internazionale. E penso, l'abbiamo accennata questa cosa io e te alcune volte, però penso che tu sia d'accordo. Assolutamente sì, io penso che a livello tecnico Valentino, anche fisico, sia quello più forte di tutti i tempi italiano. Questo qua non ci L'hai piove. A lui sempre però detto. mancava, sì, ho sempre detto, ma io dico la verità, come tanti altri, non so se vi ricordate Jonathan Poli, Come no, certo. Come no. aveva una mano, ragazzi, aveva una mano, cioè, stratosferica. Però Valentino, ripeto, secondo me, è lui nei momenti chiave, nei momenti clou, un po' mentalmente si Non calava, reggeva, non reggeva. invece magari io, Tu gli che magari sul esaltavi. due pali, Tu io gli sul tre pali mi esaltavi. saltavo e volevo giocare io, capito? Ma Quindi là... perché lui viene da lassù, anche se abitava No, giù. lui viene da lassù, ma è cresciuto con me qua giù. Sì, però tu eri più giù, vivi giù. Sì, io Quindi. sono terrone proprio, terra, terra, terrone. Senti, ti voglio fare un'ultima domanda io, poi dopo non so se Bruno anche lui, Sì? perché tanto anche se. Ci siamo poi ripromessi Ma che il ci mio amico Mario sposavamo. Gabba non deve dire niente, Mario Gabba, c'è Cristina Cabras. Mario Guarda, Gabba è commosso, è commosso. Ti commosso. leggo un'informazione. Nicolas Rossi chiede quanto rum c'è in quella Coca-Cola. No, è a doppio malto, però ancora è a doppio E malto. allora basta, Nicolas, mi dispiace, te I l'ho detto saluti anche. anche dalla mamma di Giulia Cavalli, da Anna. Sì, Da Anna. Anna! Allora, io ti Grande Anna. faccio quest'ultima domanda. Nei piccolissimi che tu vedi in giro ai tornei, a parte il fatto, il nome che tutti fanno,
vedi qualche piccolissimo che abbia qualche sprazzo interessante, a parte ovviamente Danilo Faso, che chiaramente è in questo momento una spanna sopra tutti, oppure come vedi Danilo Faso tu personalmente? Guarda, ti dico la verità, non lo conosco, lo conosco poco. Sì, io conosco, cioè, conosco molto bene Giordano, non so se conoscete Giordano. Ah, quelli di una fascia un pochettino più alta, sì. Che dovete sapere che Giordano è piscopisano, è di Piscopio, cioè la mamma che mi sembra che è di Piscopio. Ah, ma guarda. Quindi lui, sì, pensa tu. Però lui vive a Casa Massima, se non ricordo male. Sì, sì, sì. Lui è uno che secondo me ha quella cazzim, come si dice, per diventare... Quelle più piccoline, ti dico la verità, non li conosco tanto. Io ero una ragazza a Vibo che si chiama Chiara Conidi, sì, dove secondo me questa ragazzina ha un fisico allucinante, magari di mano ancora non è, però se si lavora con questa ragazzina può uscire bene. No, io, allora, adesso... io posso? No, volevo solo dire una cosa, Bruno, solo una cosa. José Ringrassi ci comunica il record assoluto di 143 presenti in diretta. Quindi è un altro record di Massimiliano. Perché io ragazzi, come cambio il nome, mi chiamo Record Mondi. Esatto. D'altronde un ci vuole la scienza. Io voglio solo chiedere a Massimiliano, che ho avuto la fortuna di seguire anche ultimamente, negli ultimi, appunto, nell'esperienza con Claudio Loredi a Valmontone nella Mondello Academy, l'ho visto bene come allenatore. È un allenatore che si impegna molto con i ragazzi, ha il giusto rapporto con i ragazzi, crea subito empatia e soprattutto Massimiliano è un generatore di entusiasmo, sia per i ragazzi che allena e sia per i genitori che vedono chi è Massimiliano Mondello mentre allena, non chi è Massimiliano Mondello. Sì, Bruno. Come... No, aspetta, non ho finito, è la premessa. Questa è la premessa. Ah, okay. Grazie. Io vorrei sapere qual è il tuo orizzonte, cioè se pensi che questo possa diventare davvero un tuo obiettivo, diventare un grande tecnico del nostro sport. Secondo me tu hai tutte le potenzialità e lo potresti diventare, però devi esserne certo te. No, prima di tutto ti ringrazio per quello che hai detto, Io quando entro in palestra, io ho smesso da giocatore perché non trovavo più stimoli. Adesso vado in palestra a insegnare ai ragazzini quello che amo più di tutto, quindi cerco di trasmetterlo nel migliore dei modi. Penso che quando entri in una palestra, un ragazzino di 8 anni, 9 anni, 7 anni, 11 anni, se non lo fai anche giocare, di divertire, non ti viene più in palestra. Cioè, deve essere proprio, cioè, andare in palestra, massacrarlo, fare le cazzate, tutte le cazziate, tutto quanto. Il ragazzino prima o poi va a casa e dice: papà, guarda, non vado perché c'è il mister che mi rompe le scatole tutti i giorni qua e là. Quindi devi creare quella situazione, allenamento e divertimento. E io penso che a Valmontone, tu mi hai visto, Bruno, anche a Roma, nella tua società, venivo, cercavo anche di trasmettere un po' di allegria, no? Perché alla fine, ragazzi, facciamo sport, non siamo in miniera. Cioè, capito? In palestra, una palestra che tu sai con 12 tavoli piena di bambini, i ragazzini erano proprio attirati da te, che ripeto eri un generatore. Mi piace quello che faccio, mi piace e trasmettere. È una dote naturale. Bravo, poi io sono così di carattere nella vita, quindi anche in palestra ci trasmetto. E poi riferendomi alla domanda tua, sarà l'anduia di tutti i ragazzi. E poi rifare la domanda tua, sì, io voglio fare questo, io voglio allenare la nazionale, voglio diventare, non dico il miglior allenatore del mondo, ma voglio fare l'allenatore. Io vivo di questo, campo di... In panchina, no? Certo. Non ho capito, scusa. O magari vincere gli scudetti in panchina anche. No, certo, ma mi piacerebbe portare Bobo Cica alle Olimpiadi. Perché io non sono quello che gufa siccome io sono andato alle Olimpiadi, spero che gli altri perdano, assolutamente. Proprio io voglio che Bobo Cica, Gnagol, Mutti, cioè, spero che ci sono io in panchina un domani per portarli a vincere una medaglia, andare ai mondiali e vincere una medaglia come abbiamo fatto noi. Cioè, io voglio vincere, non voglio partecipare. E chi dice che l'importante è partecipare è una grandissima stronzata. Io voglio vincere. Benissimo, dai.
Allora, se non ci sono altre domande, se non ci sono altre domande, diciamo che siamo... Ma scusa, ma Cristina Cabras, Mario Gabba, non no, fanno domande. Guarda, scrivono talmente tante persone che non riusciamo a leggere tutti i messaggi. Anzi, noi ci scusiamo con gli amici che ci seguono, ma sono talmente tanti i messaggi che non...